Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi cliccando sulla campanella in basso. Nella mente del narcisista. Quando pensiamo ai narcisisti, solitamente immaginiamo persone con ego grande e smisurato, prepotenti, arroganti, che vogliono sempre avere ragione. Jim Masterson identificò un sottotipo con una percezione di sé come inadeguato, un senso di depressione e vuoto interiore. Le persone che appartengono a questo sottotipo sono anche noti come narcisistico covert. Possono sembrare timidi, umili o ansiosi, perché il loro investimento emotivo è nell'altro idealizzato, che è indirettamente gratificante. I narcisisti maligni, al contrario, fanno parte di un altro sottotipo che manifesta comportamenti antisociali e ostili. Possono essere crudeli e vendicativi quando si sentono minacciati o non ottengono ciò che vogliono. Difficile entrare in empatia con i narcisisti, anzi impossibile. Il suo sviluppo naturale è stato reso difficile da genitori non adeguati, di solito da parte di una madre che non ha fornito sufficiente cure o che non è riuscita ad entrare in relazione con lui. Alcuni credono che la causa risieda nell'estrema vicinanza con una madre indulgente, mentre altri attribuiscono alla durezza o al criticismo dei genitori, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche. Studi su gemelli omozigoti hanno rivelato una correlazione del 64% di comportamenti tipici dei narcisisti, suggerendo che il disturbo abbia una componente genetica. Sotto una facciata narcisistica mancavano strutture interne e sufficienti a mantenere coesione, stabilità e un'immagine positiva di sé per fornire un'identità stabile. I narcisisti sono incerti sui confini tra loro e gli altri e vacillano tra stato dissociativo in cui domina il senso di inferiorità e stato in cui prevale la grandiosità. L'io diviso dalla vergogna è costituito dal sé grandioso che agisce con superiorità e dal sé inferiore che si sente svalutato. Quando il svalutato prevale, la vergogna si manifesta idealizzando gli altri. Quando il sé grandioso prevale, esso si allinea con il critico interiore e svaluta gli altri attraverso la proiezione. Sia la svalutazione che l'idealizzazione sono commisurate alla gravità della vergogna e alla depressione associata, arroganza e disprezzo, invidia, ritiro, negoziazione e regressione, aggressività e rabbia, proiezione, autocommisurazione ed evitamento. Sono comuni nei pazienti narcisistici. I narcisisti si difendono anche dalla vergogna e dalla frammentazione, sentendosi speciali attraverso l'idealizzazione o l'identificazione con persone speciali o importanti. A casa i narcisisti sono talmente e totalmente diversi dal loro personaggio pubblico, possono privatamente denigrare la persona che frequentano, dal partner si aspettano che li apprezzi e li consideri speciali. Le relazioni ruotano attorno a loro, loro vivono il partner come un'estensione di se stessi. Molti narcisisti sono perfezionisti, nulla di ciò che fanno gli altri è giusto o apprezzabile. Un narcisista si aspetta che il suo partner soddisfa i suoi bisogni sempre e quando questo non accade diventa aggressivo e si allontana. Che il partner sia in difficoltà o soffra è irrilevante. I narcisisti non amano sentirsi dire di no e spesso si aspettano che gli altri conoscano i loro bisogni senza manifestarli. Manipolano per ottenere che le cose avvengano come secondo loro è giusto e puniscono o fanno sentire il partner colpevole per averlo rifiutato, adattandosi al mondo freddo dei narcisisti, abituarsi a vivere con addosso la sensazione di essere emotivamente soli.
Presto iniziano a dubitare di se stessi, perdono fiducia e autostima. Il narcisista tipicamente rifiuta le critiche e non si mette mai in discussione. I partner, tuttavia, rimangono perché periodicamente il narcisista, soprattutto quando si sente minacciato di una rottura imminente, sfodera il fascino, il carisma, i gesti che li hanno incantati. Quando due narcisisti si avvicinano, litigano per i loro bisogni prima di tutto, si incolpano a vicenda e si allontanano. Eppure sono infelici e poi generosi l'uno dell'altro. Spesso in queste relazioni i narcisisti sono coloro che prendono le distanze quando il partner cerca qualcosa di più del sesso. Avvicinarsi emotivamente per un narcisista significa rinunciare al potere e al controllo. Il pensiero di essere dipendente per lui è aberrante. Non solo limita le sue opzioni e lo fa sentire debole, ma lo espone anche al rifiuto e ai sentimenti di vergogna. I loro partner, ansiosi, li inseguono replicando inconsciamente il problema, il probabile abbandono emotivo vissuto nel loro lontano passato sotto la superficie. Entrambi, il narcisista e il suo partner, si sentono non amabili. Amare un narcisista può essere un'esperienza emotivamente devastante. Per questo è bene essere accorti e prudenti nella fase iniziale della relazione e valutare se questo genere di esperienza è davvero ciò che vogliamo per noi. Di conseguenza, se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Con l'ipnosi possiamo andare a lavorare su queste problematiche e possiamo andare a ritrovare un ottimo equilibrio per una buona vita. Un bacio a tutte e al prossimo video.